Federico dirigerà questa telecronaca, Pierluigi sarà in bordo campo e Gianluca secondo me. Hai capito? Va bene, ok. Io vi lascio per questo, vi riprendo dopo. Quanto dura questa cosa? Pochissimo. Ok. Ma io non resisto, tu metti la telecronaca, io poi faccio la telecronaca. Vabbè, partiamo. Le formazioni ce le abbiamo? Assolutamente no. Benissimo. Vediamole, Ve la partita. Quindi io secondo voce tu... Ah, eccole qui, entrano in campo le squadre, sono il Perugia. La telecronaca deve far lui, Perugia Siena. Tu sei a bordo campo, Pier. Amici di Sport Media, siete appassionati, benvenuti. Questa è Perugia, Sala Raffaello, è una grande serata, eccoli. È pomeriggio delle grandi emozioni. Correggo i miei colleghi, perché in realtà la partita è tra Atletico Minaccia e Longobarda. Atletico Minaccia in maglia bianco e verde, mentre la Longobarda in maglia rossa attacca la Longobarda con Gomez, bellissima. È una parata importante, il portiere si dimostra sicuramente all'altezza. Credo che dal punto di vista difensivo si potrebbe far meglio. Pierluigi a bordo campo, Pierluigi. Sì, per dirti che l'allenatore dell'Atletico Minaccia, Marco Marzullo, ha chiesto un cambio, entrerà Bottafava fra qualche istante al posto di Favini. C'è Favini, però anche preso una botta al costato. Riprendo la linea perché attacca l'Atletico Minaccia, prova sul settore di destra con Severgnini, attenzione Carinaria, si rialza Severgnini, pallone alto sopra la traversa, l'illusione del gol. Gianluca, sì, a te è sembrato un intervento di Scaccabarozzi, devo dire, qui davvero straordinario, è andato in scivolata, anticipato, poteva essere un gol, un intervento provvidenziale, e tra l'altro credo che l'allenatore potrebbe essere attenzione, stato espulso. Ancora il sinistro termina alta, secondo te Pierluigi da bordo campo? Sì, per dirti che allora l'allenatore dell'Atletico Minaccia ha chiesto sulla catena di destra di fare movimenti sulle fasce, a voi sulle fasce. Grazie laterali. Marco Nosotti, salutiamo il Noso, salutiamo il Noso, proviamo quindi il ritmo piuttosto basso. Sì, guarda, allora ti dico, allora ci sono in rete il vantaggio, ci siamo persi il gol, quindi vi siete persi il gol. Ma sei tu il telecronista, scusa, vi siete persi il gol. Io ero intervenuto Angelo Mangiante. Allora, per dirti che dunque è ufficiale, l'Atletico Minaccia è in vantaggio. Atletico Minaccia, incredibile. Che gol di tacco! Fantastico gol di tacco di Scaccabarozzi. Amici, questa è pagina 57 del manuale del calcio. Un gol bellissimo, amici. Luca, secondo te ha chiuso la partita? Questo giocatore potrebbe giocare tranquillamente in Serie A. Ma ha chiuso la partita? Secondo me non ha chiuso la partita. Adesso vedremo l'Atletico Minaccia riuscirà a pervenire al pareggio. L'Atletico Minaccia si svolge sull'out di sinistra, ancora Baggio. Adesso la partita è chiusa, se puede davvero. È il siamo momento incontenibile dei tifosi dell'Atletico Minaccia in tribuna. Straordinari, una grande giornata dall'arena Raggio Garibaldi. È tutto da Gianluca Di Marzio, Federico Tanci e Pierluigi Pardo. Grazie. Dovete sapere che quando Pierluigi era a Sky era praticamente di fronte alla mia scrivania, ogni giorno arrivava sempre con l'imitazione di uno diverso. Io stavo lì a scrivere al computer e un giorno arrivava Capello, un giorno Franco Sensi. Facci un po' di imitazione, dai. Facci Capello, dai. Fabio, in Russia pensano che la tua squadra possa essere la sorpresa del mondiale, Fabio. Abbiamo un grosso problema giornalistico. Qual è? L'agenzia, che c'è? L'agenzia Pranda, cioè sì. Non assume più grossi problemi. A Panucci com'è, come dice? Panucci non conosco. Che testata è lei? Non parlo, già parlato, non c'è stata la partita. Vabbè, basta, dai, cerchiamo di non sbaccare del tutto. Bene, adesso che cosa c'è? Atletico Minaccia. Ma l'Atletico Minaccia è la squadra di Marco Marzullo. Certamente. Dov'è Marzullo? È qui? Sì. Comunque, libro molto divertente, Atletico Minaccia, vi consiglio. Dopo questa performance, voi mi assumereste? No. Insomma, puoi fare meglio, secondo me, devi migliorare. Cioè, anche perché ti sei perso il gol, quando hai detto rete non abbiamo saputo chi ha segnato. Il nome del marcatore per noi telecronisti rete, quando sbagliamo il nome del marcatore dovete sapere che per giorni interi siamo distrutti, che tra noi ci prendiamo in giro. Non l'hai riconosciuto, ci hai messo 30 secondi a riconoscerlo, invece io ci ho messo 10. Tra noi il nome del giocatore che segna è una frazione di secondo. Vabbè, comunque no,
lavora, cioè, sei chiaramente un talento, bisogna lavorare, affinare alcune piccole cose. Diamante grezzo. Magari l'anno prossimo ci rivediamo qui, non lo so. Miglioriamo. Ma poi io non ho nessun, cioè ve lo dare una notizia, non conto niente, cioè non ho nessun potere, perché lo voglio dire purtroppo. No, lo so, nessuno ci crede, neanche Attività che riesca a fare. Vabbè, comunque adesso. Che vogliamo fare? Cantiamo, non so. È finito. Grazie, siete bellissimi. Adesso tu.